dicevamo, no? Si sono tracciati piloti nuove città che ci ospitano, che ospitano il campionato. Ma anche un'altra novità che accompagna il Circus del Gymkhana è la voce che sta andando molto bene, già ormai conosciuta e sta facendo un grande successo. Visto che veniamo dalla gara di casa, a casa nostra come piloti di Ceglie, anche lui viene da Ceglie e gli chiediamo, iniziamo a chiedere qualcosa a Giacomo Argentino, Chambin, il nostro speaker ufficiale del campionato. Allora Giacomo, ciao, innanzitutto come ti stai trovando con noi, con il mondo delle, con noi quelli delle Gymkhana? Bene, davvero una grande emozione, sono sincero, sempre accompagnato questo mondo che mi è sempre piaciuto, no? Mio cugino, Donato, Rocco, ho sempre visto, guardato con molta attenzione le Gymkhana e adesso trovarmi dentro è davvero una bella sensazione e una bella prova anche personale. Quindi sei un fan, vuol dire, innanzitutto della Gymkhana? Assolutamente sì, da sempre, da prendere. Da quanto la segui? Da quando ti, i primi ricordi? I primi ricordi erano quelli di Donato, no? Con una 500 a Ceglie che faceva tempi bassissimi. Papà mi raccontava sempre che erano tempo, tanto tempo, con le 500 si facevano giri alti. I miei primi ricordi sono invece di un Donato ancora piccolino, se così si può dire, che dava già spettacolo. Quindi una gran bella emozione. Sì. Essendo giovane ti ricordi più di Donato magari che di Rocco Gentile, il gigante fuori, sì. Magari l'hai sentito. Sì, mille racconti, davvero mille racconti su Rocco. Davvero una personalità importantissima per noi. Gara 16, nel Sapica, due domeniche fa, il 31 agosto. A noi ci ha fatto molto piacere averti come speaker, dai molta carica sia ai piloti che al pubblico, si vede perché partecipava sempre, ordine di giro, applaudiva e incitava i piloti. Le tue sensazioni quali sono state? Sei stato emozionato di cimentarti, no? Di fronte ai tuoi familiari, ai tuoi amici? Sì, prima di tutto una grande emozione, sono già qualche gara, no? Che sono lo speaker, ma la gara di casa è davvero la gara di casa. Molta gente che applaudiva, molti amici che ancora adesso mi circondano, mi ringraziano e mi fanno ancora i complimenti. E ogni Gymkhana ha una storia a sé, però sicuramente quella di Ceglie, sia perché il mio primo anno è un'emozione ancora più grande, ma Ceglie rimane pur sempre Ceglie. Fino ad ora, da quella che hai iniziato a commentare, da Castellana, anche se non sono diciamo, le prime due, da Castellana c'è, quale ti è piaciuto di più commentare? Tra allora, ripeto ancora una volta, Ceglie e la gara di casa, davvero, forse però una delle Gymkhana più belle di questo campionato, ricordiamo ricchissimo, 12 gare, una dei campionati davvero più lunghi della storia, ci eravamo fermati a 10, se non erro, appunto nel 2010. Forse la Gymkhana più bella finora a livello di telecronaca è stata Ostuni, per le persone, per i giri, le varie situazioni. Quindi ceglie, ma se dovessi scegliere una direi per ora Ostuni, pur ricordando che sono ancora 6 Gymkhana in programma, quindi tanto altro spettacolo per noi, per i piloti e soprattutto per il pubblico che ci segue. Beh, ancora sei giovane nello spiegheraggio e dicevi che ancora diciamo la tua stessa voce la senti un monzano quando ti senti, noi no, però te ne accorgi. E comunque stai migliorando, secondo te c'è ancora da migliorare parecchio, secondo noi no, perché vai benissimo. Sì, c'è sempre da migliorare, qualche situazione ancora un pochettino da mettere a posto, solo questo. Ripeto che ancora sono già 4-5 gare che commento, ma ancora la mia voce mi sembra davvero una voce a paperella. Sinceramente, però dai, con il tempo andrà sempre meglio sicuramente. Poi c'è il grande aiuto di Rocco che mi accompagna sempre in ogni singola avventura. A livello tecnico, proprio di preparazione tecnica, c'è qualche cosa, qualche tecnica che segui, anche non essendo un esperto, però ora sappiamo per esempio che domenica prossima saremo a San Michele, Salentino, e il sabato, la domenica mattina, fai qualche esercizio di preparare? Sì, certo, allora San Michele è una gara molto importante, viene preparata appunto a livello proprio di calendario in maniera
attivo, cioè un lavoro di pochi giorni, possono sembrare davvero piccolezze, ma che durante la gara si rivelano importantissime. Avere una cartelletta, no, simbolica con i numeri, avere dei dati storici, avere varie informazioni sui piloti da dire, no, agli spettatori. Gli spettatori sono attivi nel momento del gincana, ma non sanno magari la storia bene, quindi è anche un mio compito aiutarli in questo. Sì, certo, commentare il giro, la bellezza lì per lì, ma anche la storia e le sensazioni della gincana vanno raccontate. C'è un piccolo lavoro dietro, ma in cui, ripeto, sono molto aiutato da te, e ti ringrazio, sono aiutato da Rocco e da Donato. Questo. Cosa pensi del pubblico del Giuliano? Quando stai commentando, che guardi il pubblico, le ragazze negli occhi, le mamme, tutte le famiglie, eccetera. La prima sensazione è quella di ammutinamento proprio, silenzio totale, non ti viene quasi da parlare, vedi tutta questa gente, tutti emozionati, pronti ad applaudire. Tante persone, tante famiglie, ricordiamo che il bello delle gincane, molte volte la domenica si incontrano un papà, una mamma, un figlio, sono tutti insieme, non dobbiamo pensare ai gincani solo come macchine, rumore, no, un vero e proprio momento di incontro delle famiglie, una giornata diversa. Quindi le prime sensazioni sono appunto questo, bellezza, davvero bellezza, sia per il percorso, ma soprattutto per la gente che ci accompagnava, ci accompagna e sicuramente ci accompagnerà. Beh, sappiamo, hai un compagno molto spesso che ti affianca nel, diciamo, lui è un commento tecnico, no? La Rocca Gentile ti aiuta, tu commenti a livello di gara, comunque generale, e lui nei dettagli ti aiuta, interviene ogni tanto, vero? E davvero il nostro direttore, tutto per tutti, un aiuto davvero importantissimo, soprattutto all'inizio, quando avevo difficoltà, era sempre pronto ad aiutarmi, a prendere il microfono, a sostenermi. Non solo il suo livello meccanico che notiamo domenica dopo domenica sulle macchine, ma anche davvero a livello umano e personale, va davvero a lui un grande ringraziamento. Alla scorsa Giuliana Ostuni hai partecipato come, no, accompagnatore mio, nel mio caso, in un giro con la Formula GT. Dall'interno cosa pensi del tracciato all'interno dell'auto? Quella è un'altra bella emozione, si può consigliare davvero a tutte le persone, grandi, piccoli. È diverso, non è la solita gincana, noi siamo abituati a vedere i piloti che mettono prima retromarcia, freno a mano, lì non è così, lì è come una camera insonorizzata, davvero non si sente niente. Ed è un'emozione ancora più grande perché sai che tante persone ti guardano, sono tutti con gli occhi puntati su di te, magari le orecchie stanno ascoltando lo speaker, ma gli occhi sono tutti puntati sul pilota. Ed è impegnativo, complesso, divertente ed entusiasmante allo stesso tempo, davvero un'emozione indescrivibile. Bene, noi ti ringraziamo per la parte che stai facendo perché stai aiutando anche tu molto la crescita del campionato, sta andando bene. E lasciamo anche un saluto per chi ci segue. Sì, dai, vi aspetto davvero alla prossima gincana a San Michele Salentino, pur ricordandovi che non è l'ultima del campionato, ma ne seguiranno altri 5. È davvero un grande piacere essere il commentatore di questo piccolo grande mondo che sta crescendo sempre più, e un ringraziamento va davvero a tutti voi che ci sostenete sempre. Grazie mille. Grazie.